Premiate le tesi di laurea sulla neuroriabilitazione. La cerimonia si è svolta mercoledì 15 marzo al Palazzo del Pegaso. Sanità, presentata la campagna di Fratres Toscana Donare Sangue, la ricetta della felicità, una iniziativa per invitare a donare e aumentare la squadra dei volontari. Sport, una targa per celebrare il centenario della società calcistica SD Santa Maria a Monte. La società pisana in passato ha avuto un campione come Romano Fogli, recentemente scomparso. Cerimonia di premiazione lo scorso mercoledì 15 marzo per il progetto Premio Tesi di Laurea anno 2022, con contenuti innovativi sulla neuroriabilitazione. Nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea Toscana, Enrico Sostegni e Lucia De Robertis, presidenti rispettivamente delle commissioni regionali Sanità e Ambiente, Marzia Sandroni, presidente della Fondazione Gianfranco Salvini, Mauro Mancuso, direttore scientifico della Clinica di Riabilitazione Toscana SPA e Alessandro Rossi, direttore scientifico della Fondazione Gianfranco Salvini. La Fondazione ha premiato 5 tesi di laurea dai contenuti innovativi inerenti alla neuroriabilitazione. La Fondazione Gianfranco Salvini Onlus infatti si pone l'obiettivo di promuovere, finanziare e condurre in ambito nazionale e internazionale attività di studio e ricerca scientifica soprattutto in campo medico e farmaceutico, con particolare riferimento all'attività della clinica riabilitativa nell'ambito dell'intero percorso assistenziale del paziente, dal regime di degenza ospedaliera al reinserimento domiciliare. Sentiamo le parole di Alessandro Rossi, direttore scientifico della Fondazione Gianfranco Salvini. Hanno portato molto, perché abbiamo visto negli ultimi anni il passaggio da tesi sostanzialmente di tipo compilativo e aneddotico a tesi con impostazione scientifica che inevitabilmente sono a traino dell'innovazione nell'ambito delle neuroscienze. Adesso le parole di Enrico Sostegni e Lucia De Robertis, presidenti rispettivamente delle commissioni regionali Sanità e Ambiente. Noi sappiamo che i luoghi dove la cura funziona meglio e dove la ricerca si sviluppa e dove si riesce a trasferire sulla parte clinica l'attività e i risultati della ricerca. Allora, la fondazione in questo caso fa questo, premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca, quelle persone che hanno fatto ricerca e che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività, in questo caso di riabilitazione. Quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano. Tra l'altro viene proprio a una settimana dall'approvazione della nuova riforma sugli IRCS che ci permetterà di avere e rafforzare in grandi istituzioni toscane come Meyer e speriamo anche la Fondazione Monasterio l'attività di ricerca in maniera più istituzionale e strutturata. Sì, è un connubio direi che vorremmo festeggiare tutti i giorni, significa che abbiamo centrato l'obiettivo quello di creare una cultura dopo di noi, no? Dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo ambito davvero importante della neuroriabilitazione, significa investire sui giovani, significa fargli comprendere che le istituzioni sono vicine a loro. Io ho accolto con favore la richiesta dell'ingegner Boncompagni di essere presente qua con la fondazione, perché farlo all'interno delle istituzioni significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro. Sentiamo adesso Marzia Sandroni, presidente della Fondazione, e Laura Abruzzese, responsabile della ricerca clinica Riabilitazione Toscana. La Fondazione Gianfranco Salvini, dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo, ha deciso 2 anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani, cercando anche di investire le risorse
che la Fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca, per favorire la ricerca e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuroriabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. Il centro ricerche della Clinica di Riabilitazione Toscana appunto ha da sempre una collaborazione con la Fondazione Gianfranco Salvini. Abbiamo ricevuto finanziamenti nell'ambito della nostra attività di ricerca di tipo traslazionale, quindi un'attività di ricerca che cerca di produrre dei miglioramenti nella qualità dell'assistenza al paziente, proprio attraverso la sperimentazione, attraverso il confronto e anche attraverso la diffusione di nuove strategie di cura. Infine, spazio ai vincitori: Gloria Mataldi, Lorenzo Balducci, Sofia Gandolfi, Stefania Spina ed Elisabetta Valentini. E ho svolto un lavoro di tesi dal titolo Attività assistita con animali nella sindrome di Rett, ipotesi di trattamento di supporto finalizzato al potenziamento delle abilità cognitive. Dunque, l'oggetto della tesi è la sindrome di Rett, che è un raro disordine del neurosviluppo che ha un'incidenza di 1 su 10.000 nate vive. E questo, diciamo, studio è stato svolto in collaborazione con l'ACS Lazio, in quanto sono stati appunto utilizzati i cani da salvataggio di questa associazione. E l'obiettivo dello studio è stato quello di dimostrare come l'attività assistita con i cani da salvataggio svolta in acqua potesse essere un valido strumento di supporto a quelle che sono le terapie tradizionali. E la mia tesi aveva come obiettivo quella di individuare, di verificare la fattibilità e la sicurezza dell'utilizzo di stimolazioni uditive ritmiche nel trattamento di persone con malattia di Parkinson, in un contesto però di teleriabilitazione, dato la recente pandemia da Covid-19 e dato il fatto che la letteratura ultimamente sta spingendo molto sull'utilizzo di tecniche di trattamento hands-off rispetto a quelle invece che richiedono il tocco terapeutico. Io sono logopedista, lavoro con la disfagia infantile, quindi con la difficoltà di deglutizione nell'età evolutiva, quindi nei bambini, preferibilmente. Ho fatto la tesi sulla SMA, che è una malattia genetica rara, e è l'atrofia muscolare spinale di cui si sa molto poco. Ho elaborato un protocollo di valutazione della deglutizione in modo da aiutare sia i bambini sia le famiglie in generale per una presa in carico e una migliore qualità di vita. La tesi che mi ha portato poi alla vittoria di questo premio riguarda l'utilizzo di una tecnologia a base di sensori inerziali applicata alla valutazione del paziente con ictus. Quello che ho fatto è stato appunto aggiungere questa tecnologia alla valutazione di questi pazienti, e ci ha permesso di avere dei dati in più per valutare una di quelle attività più frequenti della vita quotidiana, che è appunto il turning, la capacità di girare del paziente, e questi sensori appunto ci hanno dato dei dati in più per valutare fattori di rischio, di caduta e altro, e ci hanno permesso appunto di avere un follow up del paziente migliore. La mia tesi della laurea triennale ha riguardato l'utilizzo di realtà aumentata nei pazienti con stroke presso l'unità di stroke unit delle Scotte di Siena, e con questa tesi ho utilizzato un visore Microsoft HoloLens che permetteva di aggiungere degli ologrammi alla realtà circostante, e con questo studio sono riuscita a dimostrare come una migliore partecipazione attiva del paziente all'interno del proprio percorso di recupero favorisse non solo un miglior recupero motorio, ma anche una riduzione dei tempi di ricovero. Donare sangue, la ricetta della felicità. Non solo uno slogan, ma soprattutto una campagna arrivata in tutte le farmacie della regione, impegnate a consegnare le medicine in sacchetti di carta rigorosamente targati Fratres Toscana, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di potenziali donatori. Dei lavori dell'Assemblea regionale di Fratres, in programma ad Arezzo il prossimo 26 marzo. Durante il lancio della campagna, avvenuto nella sede del Consiglio regionale, il presidente Antonio Mazzeo ha esordito ringraziando i volontari.
La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, così i suoi cittadini. Credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres, dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana che può farlo di fare la propria parte. È importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare in questa direzione. Anche il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni sottolinea l'importanza della donazione. Sì, assolutamente, c'è bisogno di donazioni, c'è bisogno di nuovi donatori. Noi sappiamo che la Toscana ha una grande realtà di associazioni che riescono a tirare, a convincere tante persone a andare a donare, però non siamo ancora sull'autosufficienza di sangue, che sarebbe un obiettivo veramente importante da poter raggiungere. Sappiamo che è importante donare sangue, è importante donare plasma. E allora ecco, questa iniziativa di Fratres oggi è un'iniziativa fondamentale, perché appunto la Fratres, come le altre associazioni, hanno un ruolo di andare a cercare i donatori, a parlare con ognuno di noi, con i ragazzi più giovani, anche in vista delle future donazioni, con le famiglie, con le scuole, per far capire anche con piccoli gesti, anche quando si compra il pane, anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco, ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male, il sistema sanitario a funzionare, la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi. Quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha e che le associazioni ci ricordano di poter fare e che serve a tutto il sistema sanitario. Nel vivo dell'iniziativa è entrato il presidente di Fratres Toscana, Claudio Zecchi. Sentiamo le sue parole. Questa è l'idea che abbiamo voluto mettere in campo per il 2023, e reduci da altre esperienze dell'anno scorso con altri tipi di promozione di questo tipo, abbiamo voluto tentare sulle farmacie, cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone, molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento che è la carenza appunto del sangue, come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022. E quindi nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento per la grossa carenza delle donazioni, ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte questa nuova campagna. In senso generale la Toscana ha perso circa il 4,5% delle donazioni globalmente, la Toscana. Noi come Fratres siamo riusciti a mantenere la perdita all'1,87%, comunque in termini numerici per noi sono circa 1.200 donazioni sulle 63.000 che di norma facciamo, quindi è comunque pesante, soprattutto la carenza dell'anno scorso, che era stata una carenza di donazioni su tutto il territorio nazionale, ha messo in crisi il sistema trasfusionale e quindi comunque il sistema sanitario, perché non era neanche facilmente reperibile il sangue dalle altre regioni che normalmente invece in certe situazioni danno supporto alla Toscana. Quindi proprio per cercare di non rivivere i momenti critici dell'anno scorso abbiamo cercato di partire con delle campagne per poter sensibilizzare le persone a diventare donatori, che è quello che manca. Fratres Toscana, che può contare su 12 consigli territoriali, 285 gruppi e oltre 1.000 volontari, nel 2022 ha registrato oltre 62.000 donazioni, garantite da 40.000 donatori. Il Consiglio regionale ha ricordato l'anniversario della società calcistica ASD Santa Maria a Monte, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni dalla fondazione con la consegna di una targa. La cerimonia si è svolta nella sala del Gonfalone del Palazzo del Pegaso. È stato il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Marco Casucci, con a fianco i consiglieri Elena Meini e Giovanni Galli, a consegnare il riconoscimento al presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Santa Maria a Monte, Leonardo Rosi, che era accompagnato dal vicepresidente Marcello Luschi. Sentiamo le parole di Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale.
Continuiamo qui presso Palazzo delle Pegaso a celebrare i centenari delle squadre di calcio e di sport della nostra Toscana. Ci eravamo prefissati un obiettivo, quello di aprire quotidianamente il palazzo al mondo reale. E lo sport cosiddetto, che poi in realtà non lo è, cosiddetto minore, è un aspetto determinante per la socializzazione, per far crescere bene i nostri ragazzi, per trasmettere dei valori importanti. Rendiamoci conto che anche per questa società sportiva di dilettanti in realtà ci sono, ecco, scuole per circa 300 ragazzi del territorio, quindi un valore immenso. E noi dobbiamo dirgli grazie, e noi dobbiamo essere presenti e dobbiamo ricordarci di loro, specialmente per questi compleanni che è bene festeggiare proprio presso il Palazzo della Regione Toscana. Proprio perché non deve essere dimenticato nessuno, anzi dobbiamo valorizzare sempre più tutta la nostra Toscana in modo omogeneo. Quindi il mio grazie al Presidente, al Vicepresidente, e sono molto felice di essere qui a dire alla Società Sportiva Dilettantistica Santa Maria Monte buon compleanno. 100 anni raggiunti da una società dilettantistica è un traguardo davvero speciale, ha detto il consigliere regionale Giovanni Galli. Sappiamo quali sono le difficoltà che le società dilettantistiche hanno vissuto e stanno vivendo soprattutto in questo momento, per cui l'attività che fanno loro, che non è soltanto sportiva ma anche sociale, e credo che sia giusto riconoscere questa loro attività, questi 100 anni, e l'augurio è che possano avere altri 100 anni magari in una forma diversa, soprattutto per quanto riguarda quello che effettivamente dovremmo arrivare a capire cos'è il mondo dello sport, perché il mondo dello sport non è soltanto la partita della domenica, non è soltanto il Giro d'Italia, non è soltanto il Tour de France, non è soltanto la pallavolo della domenica, ma è tutto questo mondo che ci permette di effettivamente di tirare fuori campioncini, di tirare fuori eventualmente ragazzi che poi dopo ci possono portare in alto il nome dell'Italia, ma soprattutto è il movimento, che è il messaggio che noi andiamo a dare ai giovani, tirarli fuori da casa, tirarli fuori dai computer, ma portarli a fare attività, perché tutto questo poi dopo comporta anche sicuramente una vita migliore, con delle regole migliori. E io dico sempre che gli istruttori sportivi in questo momento sono l'ultimo avamposto per l'educazione dei ragazzi, perché ormai abbiamo visto per tante problematiche. Spesso e volentieri il mondo dello sport, andandoli a toccare in quello che è la loro passione, probabilmente possiamo essere dei grandi istruttori. È un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo facendo, così Leonardo Rosi, presidente della società calcistica. Certo, questa per noi è un'emozione importante, anche perché non pensavamo di poter essere accolti in una cornice così e avere dei riconoscimenti per noi piccole società dilettantistiche importanti, perché insomma fa sempre piacere che qualcuno insomma ci onori di una targa per i nostri 100 anni. Come si riesce a portare avanti un lavoro così importante per una società come la vostra? Il lavoro è difficile perché siamo piccoli, pur avendo oltre 300 iscritti fra ragazzi, per questo il nostro scopo fondamentale è quello di cercare di fare il sociale, per questo di dare la possibilità ai ragazzi di poter fare sport in salute, cercando anche di poi dargli un qualcosa di sportivo, che se qualcuno ha delle doti particolari si spera di poter che possa arrivare a livelli buoni, come è stato il nostro concittadino Romano Fogli, da cui insomma, quest'anno facciamo anche diversi festeggiamenti in onore suo, abbinato ai 100 anni della nostra società. Ecco, tante le generazioni passate appunto in un secolo, tra cui insomma spicca Romano Fogli. Che cosa vi contraddistingue per questa longevità poi anche, no? Sì, e poi per una cosa, perché Romano, da cui noi prendiamo spunto, dove la nostra scuola calcio è intitolata a lui, cerchiamo di essere leali, sportivi e di cuore buono, cioè, perché Romano è una persona molto disponibile, infatti è apprezzato e gli vogliono bene da tutte le parti. Dove noi andiamo a bussare con il nome di Romano Fogli si trova proprio, si vede che la gente è contenta di lui e che ha lasciato un ricordo bene, non solo sportivo ma proprio umano.
Per il prossimo secolo che cosa farete ancora? Ma io ci sono quasi a un secolo, per questo per il prossimo per me sarà difficile dire cosa si farà, però si cercherà di fare quello che è la continuazione di tutte le attività delle società dilettantistiche, per questo fare sport a livello sociale dilettantistico.